Salve a tutti, sono un gamer e benvenuti in questo nuovo episodio di Ciao Darwin. Allora, quest'oggi si affronteranno due gruppi che si stanno facendo la guerra letteralmente dalla preistoria. Da un lato avremo i nostri ominidi che, armati semplicemente di bastoni appuntiti, cercheranno di difendersi dai continui attacchi delle tigri dai denti a sciabola che ci stanno tendendo dei pericolosissimi agguati per cercare di farci estinguere e trasformarci in delle succulente bistecche di scimmia. Allora, nello scorso episodio abbiamo lasciato la sicurezza del nostro nido e siamo partiti alla ricerca di un luogo sicuro in cui far trasferire il nostro clan. Tutto quello che abbiamo trovato però è una pericolosissima palude. Abbiamo visto coccodrilli e piena zeppa di giganteschi boa, ci sono serpenti piccoli velenosi, ma soprattutto le tigri dei denti a sciabola non ci stanno dando tregua neanche per un secondo. A questo punto, visto che il lato destro della giungla è pericoloso, quest'oggi proveremo ad esplorare il lato sinistro. Si sa mai che effettivamente troviamo un luogo sicuro in cui i nostri figli possono effettivamente continuare a proliferare. Come genitore, in fin dei conti, devo essere un buon esempio per il mio bambino. Porco cane, scusate, non ho spento il cellulare. Scimmia, resta ferma lì. Chi è? È mia madre, aspetta che gli faccio uno scherzo. Buongiorno madre, scusi, ma le pare il caso di chiamarmi così senza un minimo di rispetto, così il mercoledì pomeriggio alle 16? Ma lo sa che io sono impegnato con i miei bambini? Come madre, solo lei non sa che io ho due meravigliosi bambini scimmia. E comunque madre, guardi che le altre scimmie anziane del nostro clan stanno cominciando un po' a parlare male di lei effettivamente, perché sta prendendo sotto gamba tutta questa situazione, non la si vede mai, è andata con le altre scimmie del Friuli, noi scimmie del Veneto effettivamente ci sentiamo abbandonate, si vergogni. Guardi, adesso basta, no, non voglio sentire scuse, me ne torno dei miei figli scimmia, perché dobbiamo andare a fare una gita nei posti più pericolosi della giungla, così imparano che il mondo è un posto pericoloso. Arrivederci madre. Ok, io aspetto il cellulare. Non capiva cosa stesse accadendo. Sono un figlio orribile, ma vabbè, dettagli. Allora, dobbiamo anche di armarci un attimino quanto prima, perché il mio ultimo bastoncino l'ho infilzato su un cavolo di boa che ha tentato di attaccarmi. Allora, vediamo un po' effettivamente. Devo subito conquistare la mia paura. Dannazione, siamo capitati in una nuova zona. Allora, diamoci una mossa, perché stando a terra rischiamo di essere attaccati effettivamente da una tigre vera e propria da un momento a quell'altro, e così la mia vita da genitore si concluderebbe in maniera molto prematura. Porco cane, abbiamo anche cose nuove. Effettivamente sì, ci sono dei punti di domanda attorno a noi. Io che pensavo di aver scoperto praticamente tutto. Mi manca un ultimo punto. Ottimo, e ora possiamo raggiungere la zona di conquista. Oh no, mi devo scalare tutto sto popolo di montagna. Veloce ciccio, che stai perdendo dopamina. Ok, perfetto, siamo arrivati in cima. Non credo manchi molto. Veloce, veloce, veloce. Dove cavolo è il punto di conquista? Dovremmo essere praticamente arrivati, mi resta pochissima dopamina. Lucina, ho un brutto presentimento. Eccolo qua, ok, supera la tua paura. Supera la tua paura, perfetto. Hai ampliato l'area di dimora del tuo clan. Sta dinamica mi fa sempre prendere i peggio colpi. Yay, sono tornati i colori e la luce del sole. Perfetto, allora diamo un'occhiata attorno a noi. Effettivamente ci sono diversi punti di domanda. Uno è anche poco distante, proviamo a muoverci in quella direzione. Come non detto, ecco che la tigre deve iniziare a rompere le scatole. Porco cane, proprio adesso che volevo affilarmi il bastoncino. E detto così suona male, ma ci siamo capiti. Perfetto, mi sono rifugiato in cima a questa montagna e sembra che la tigre se ne sia andata. Purtroppo non ho trovato del basalto, ma semplicemente del granito. Ma in men che non si dica, saremo pronti a difenderci da futuri attacchi. Perfetto, abbiamo tutto quello che ci serve. Tigre, non ti temi. Vieni ad affrontarmi, maledetta. Oh, c'è anche un serpente. Sento anche un serpente sulla destra. Probabilmente sarà uno di quei giganteschi boa. Vabbè, facciamo finta di nulla e proseguiamo effettivamente verso la nostra meta. Non è che devo stare a affrontare tutti i predatori del circondario, voglio dire. Soprattutto visto che siamo praticamente arrivati al prossimo punto di interesse. Guarda che posticino con tanto di cascata. Oh no, dobbiamo ancora una volta affrontare le nostre paure. Ma santo cielo, l'abbiamo appena fatto. Allora, non ci vuole tanto, così posso anche scoprire effettivamente cosa c'è da queste parti. Allora, abbiamo parecchi rami secchi, rocce di granito. Ok, ci fosse anche del basalto, non mi lamenterei. Abbiamo la pianta con cui fare i letti se fosse necessario. Oh, tigre, 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 tigre. Stavolta ti infilzo. Stavolta ti infilzo, maledetta. Ok, l'abbiamo colpita. Non si è visto molto nella scena, ma l'abbiamo colpita. Maledetta. No. Ok, fuggiamo in direzione opposta. Ho sbloccato abbastanza punti e devo solamente raggiungere la luce bianca. In realtà la tigre stava cercando di mandarmi verso la luce, Aspetta che non volo di sotto. Aspetta che non volo di sotto. Il punto è da questa parte. Vediamo di affrontare ancora una volta la nostra paura. Ed ecco qua, supera la paura. Ti prego, supera la paura. Perfetto. E in teoria da questa parte dovremmo anche essere al sicuro dagli attacchi della tigre. Maledetta. Allora, da questo lato non può arrivare perché c'è effettivamente una cascata. Però davvero, ragazzi, guardate che spettacolo di posticino. Mamma mia, mi ha preso un colpo davvero incredibile.
Allora, se la tigre si è allontanata, possiamo finalmente vedere di analizzare anche questa nuovissima zona. Nuovo punto di riferimento scoperto, l'oasi della cascata. Ragazzoli, ci sono effettivamente tante risorse che sarebbero perfette per il nostro clan. Oddio, siamo anche abbastanza riparati, l'unico punto d'accesso da dove siamo arrivati noi. Che dite? Torniamo effettivamente al nostro nido, recuperiamo tutto il nostro gruppo, lo armiamo con bastoni appuntiti come non ci fosse un domani e vediamo di arrivare fin qua giù. Sarà una bella sfida, ragazzi, sarà una bella sfida. Guarda che roba, abbiamo addirittura delle palme da cui possiamo ricavare un bel po' di cocco con cui nutrirci in tutta tranquillità. Ma soprattutto questa montagna crea una piccola grotta all'interno della quale possiamo mettere i giacigli dove noi potremo anche andare a dormire in futuro. E cos'è sta roba? Ho trovato degli strani bozzoli. Proviamo ad afferrarli e ad analizzarli. Mi sa che potrebbe essere la tana di qualche ragno. Sicuro che vuoi mangiare quella roba? Nuovo cibo scoperto, insetto intrappolato. Vabbè, proviamo a mangiarlo, ma che vada ci piglia la peggio cacarella. Se siamo anche fortunati, magari potrebbe essere una nuova fonte di cibo di sostentamento. Di sicuro ci dovrebbe nutrire per bene. Ok, non ci ha dato effettivamente fastidio. Ah, tigre, tigre, ma porco cane. Ma porco cane, 5 secondi di pace. Io che volevo fare un bel giaciglio. No, no, assolutamente ci dobbiamo ritornare con tutti i membri del nostro clan armati fino ai denti. Per adesso devo cercare di fuggire da sto rompi scatole di tigre. Sì, sì, guarda, posso schivare tutto il giorno, non ci sono problemi. Porco cane, anche il serpente, ma mi prendi in giro. Ma dai, stavo cercando di farmi un nuovo bastoncino. Ma porca di quelli peruca, ma vai via maledetto. Vai via, ok, prendi la roccina e fuggi. Prendi la roccina e fuggi. Pure quel cavolo di mamba del cavolo. Vabbè, un altro ancora. Cos'altro c'è adesso? Ho schivato l'attacco di un mamba verde. Erano in due, maledetti. Oh cielo, la zona più pericolosa del previsto, Allora, là davanti potete notare che c'è un bel boa tranquillo appollaiato. Cerchiamo di non destare sospetti e nel frattempo craftiamoci un ulteriore bastoncino. Bambini, non fate rumore che sennò papà ci muore malissimo. Ok, il serpente non c'è visto, ottimo. Allora vediamo di tornare al nostro nido e cominciamo a craftare bastoni appuntiti come non ci fosse un domani. Scateneremo la morte e la distruzione verso tutti i predatori di questa cavolo di giungla. Allora, c'è un serpente davanti a noi, pussa via, proviamo ad intimorirlo, vediamo se scappa. È un mamba verde orientale ed effettivamente siamo riusciti a farlo fuggire stavolta. Quando saremo in gruppo probabilmente riusciremo davvero ad intimorire, penso addirittura le tigri. Voglio dire, ti trovi un intero gruppo di scimmie con armi appuntite, di certo vai a papparti qualcos'altro. Oh no, a quanto pare c'ho anche sonno. Aspetta che non mi addormento mentre sto scalando una montagna, che non mi pare il momento migliore, dannazione. Sono praticamente arrivato al mio nido. Oh, casa, dolce casa, che piacere rivederti. Sono stato via praticamente 4 giorni. Sembra che tutti siano vivi e vegeti tranquilli. Possiamo vedere o di far partorire le femmine incinte, oppure di aspettare e farle partorire direttamente una volta che saremo arrivati alla nuova dimora. Allora direi soprattutto di cominciare a dare armi a tutti i nostri colleghi e soprattutto agli anziani. Io spero che si difendano ste genti. Per mia fortuna comunque avevo lasciato dei bastoni appuntiti in giro, quindi dovremo semplicemente darli a tutti gli adulti e i piccoli, casomai lo so che ci sono, aspetta 10 secondi, vedremo di farli trasportare sulle spalle al resto degli adulti. Ce ne manca solamente uno, voglio dire. E nel frattempo abbiamo praticamente massimizzato la quantità di energia neuronale a nostra disposizione. Allora, vedo che abbiamo anche tante nuove abilità che possiamo sbloccare. La protezione contro intossicazioni e ferite durerà più a lungo. Perfetto, quindi quando ci spalmiamo qualche pomata o altro, effettivamente avremo una resistenza maggiore. Con quest'altra invece sarà possibile guarire più velocemente da intossicazioni o ferite, il che vuol dire che serviranno effettivamente meno oggetti per poter guarire. Ottimo, a volte dovete applicare lo stesso prodotto più volte per ottenere l'effetto desiderato. Questo invece è un ottimo miglioramento. Dopo il collegamento il tempo di reazione a fughe ed attacchi aumenterà, il che vuol dire che avremo molto più tempo per attaccare o fuggire dal nemico. E ho notato effettivamente che quando schiviamo molto spesso gli oggetti cadono a terra. Con questo le probabilità di lasciar cadere un oggetto a seguito di una schivata diminuiranno. Yay, perché ogni volta perdi i miei bastoni, porco cane. Perfetto, come potete vedere pian pianino io sto craftando tutti i bastoni appuntiti per la nostra tribù. A chi è che manca? Bastoni appuntiti per tutti, ragazzi. Non mi fate fare brutta figura con gli iscritti a casa. Questo trasferimento è una sfida personale. Cosa vuol dire? Che se anche uno solo di loro mi morirà durante il trasferimento, io cancello il salvataggio e rifaccio tutto il gioco da capo.
Come ho detto, è una mia sfida personale. Buongiorno signora, gradisco un bastone. Prenda un bastone. Perfetto, dovrei aver armato praticamente tutti. Nel frattempo ha anche smesso di piovere. Allora, passiamo per adesso a questo nostro compagno. Ecco qua, in modo tale che porti in spalle il pampino. Ok, ritorniamo al nostro primate di partenza. Olle. Ok, salvo intoppi, possiamo effettivamente provare ad abbandonare il nostro nido. Anzi, facciamo una cosa tattica, fatemi riprendere la nostra pietra affilata che utilizziamo per craftarci i bastoni appuntiti. Dove diavolo l'ho lasciata? Ah, ce l'ho in mano, sono un pirla. In modo tale che così, quando siamo effettivamente nella giungla, ci basterà prendere un bastoncino e in men che non si dica, avremo una nuova arma qualora avessimo già utilizzato una delle nostre. Vediamo di richiamare tutto il clan. Ragazzi, ci si trasferisce, veloci. Vi faccio vedere un posticino che le sette meraviglie. C'è giusto qualche tigre che attacca di tanto in tanto, ma per il resto siamo praticamente a posto. Se mi muore qualcuno di voi, vi picchio male la famiglia, mi raccomando. Guardali peraltro come stanno tutti in piedi, poppo fieri. Oh, avete imparato tutto dal DeLong Gamer, bravi ragazzoli. Andiamo a fare il chiurlo a tutti quei maledetti predatori che ci hanno bullizzato in questa cavolo di giungla. È ora di vendicarci. Ok, sembra che ci siamo effettivamente tutti. Sono dovuto tornare un attimo indietro perché un paio di loro stavano facendo comunelle, stavano lì a chiacchierare, parca di quelli per porca, e non mi avevano seguito. Allora, in teoria, dovunque io vada, loro dovrebbero venire. Quindi attenzione, evitiamo di fare delle scelte troppo pericolose. Guarda, c'è già il serpentello là sotto. Questo lo trapano di brutto direttamente io. Vieni qua, attaccami, attaccami, veloce, attaccami. Serpentello, ciao, sono dietro di te. Ciao, mi vuoi attaccare? Non mi attacchi? Eccolo qua, lo trapasso io di brutto. Eccolo qua, perfetto. Dimmi che l'abbiamo ucciso. Oh, c'è morto di brutto! Hai ucciso un mamba verde orientale! Ragazzuoli, guardateli tutti poppo fieri, effettivamente! E ora lo possiamo anche analizzare da vicino. È un serpente piccolo e bastardo! Possiamo andare avanti. Il problema è che adesso io ho un bastone in meno. Nuovo sito di raccolta scoperto. Possiamo utilizzare la carne come nuova fonte di sostentamento. Evitiamo per adesso, pappiamoci giusto un po' di cibo in modo tale da avere abbastanza energia per arrivare fino al nuovo nido. Evitiamo ovviamente di passare troppo vicino al fiume perché è lì che stanno tutti i predatori. Guarda che fortuna, posso craftarmi subito un nuovo bastone. Perfetto, ora vedete che così ben equipaggiati siamo davvero in grado di essere una minaccia per tutti i predatori. Ragazzuoli, se dovete fare la pipì fatela adesso perché non ho intenzione di fermarmi in 5 minuti. Ok, nel frattempo ho impostato la nostra destinazione. Ce la dovremmo fare entro la fine della giornata. Se calano le tenebre, individuare il nemico sarà decisamente molto più difficile. Nel frattempo abbiamo raggiunto, oddio, la zona della palude. C'è un serpente, ragazzi. Intimoriamolo, intimoriamolo di brutto. Non so dove sia, ma dovremmo riuscire a spaventarlo. Ok, non si è spaventato. Porco cane, siamo un gruppo di scimmie arrabbiatissime. Perfetto, per adesso davvero è stato un viaggio molto tranquillo. E siamo praticamente arrivati. Allora, da queste parti abbiamo prima incontrato la tigre. Oh no cosa, intimorisci qualunque cosa ci sia. Perfetto, per adesso nessuno dei nostri ragazzuoli è rimasto ferito. E se ho visto bene, il serpente è fuggito poco più avanti, che vuol dire che essere in gruppo è la scelta migliore, anche se aumenta effettivamente i rischi. Vedo l'erbetta che si muove, credo che sia proprio qua davanti. Guardalo lì, si sta ancora fuggendo. Oh, la peggiore delle ipotesi, lo attacchiamo e casomai domani torniamo per cercare di spolparlo. Guardalo, guardalo che prova a fuggire. Maledetto, fuggi via, tu te ne devi andare. Oh no, ci attacca, maledetto col cacchio. Ti trapano tutto con questo bastoncino. Olè, perfetto, seconda kill della giornata. Siamo inarrestabili, ragazzi. Siamo i nuovi re della giungla africana. Oh, tigre, qualcuno mi difenda. O qualunque cosa pericolo sia. Ragazzi, attaccate, non so cosa cavolo sia. Provate di intimorirlo, probabilmente è il collega dell'altro serpente. Ma porco cane, proprio adesso che sono disarmato, pussa via. Anzi, casomai mettiamo la pietra nell'altra mano, che attacco con quella se fosse necessario. Ed eccoci effettivamente arrivati tutti sani e salvi alla nuova oasi. Aspetta, che prevenire è meglio che curare. Craftiamoci direttamente un nuovo bastone appuntito. Si sa mai che quella tigre decida di venire a fare uno spuntino o si autoinviti a cena. Ecco qua, perfetto, bastone pronto. Ah, ok, allora dobbiamo craftarci sicuramente dei nuovi giacigli. Mi domando se loro imiteranno effettivamente tutti i miei comportamenti. Però dai, abbiamo davvero trovato un posto di tutto rispetto in cui fare la nostra nuova abitazione. Allora, modelliamo qua un pochettino di risorse e casomai vengo a recuperarle più avanti. Datemi un attimo che vi crafto un bel giaciglio. Prima che arrivino le tigri,
E possiamo effettivamente chiamare questo posto casa. Ok, allora vediamo di piazzare una bella pila direttamente qui. E diamoci anche una mossa, perché nel frattempo sono calate le tenebre. Ottimo, allora iniziamo la costruzione del nostro primo giaciglio. Ecco perché non riuscivo a intimidire i predatori. Come potete vedere, mi mancava da sbloccare questa abilità. Così facendo, una volta che sarà attivata, tutti i nostri compagni imiteranno il nostro gesto in modo tale da spaventare i predatori. Allora, vedo che molti dei nostri hanno sia fame che sete, pertanto devo togliergli assolutamente il bastoncino, in modo tale che si possano tranquillamente abbeverare con entrambe le mani, perché sennò sono scemi questi tizi, santo cielo, e muoiono, ma dimmi te. Ottimo, ora che avete tutte le mani libere, ragazzuoli, potete bere in tutta tranquillità e dopo potete anche mangiare. Oh, finalmente abbiamo un'oasi di tutto rispetto in cui far crescere le future generazioni di teloni. Ragazzi, se qualcuno fa i bisogni nell'acqua potabile lo picchio male, eh. Ma vabbè, dettagli. E il bello che qua in parte siamo anche pieni zeppi di cibo altamente commestibile. Perfetto, voglio dire, il resto ce lo procureremo probabilmente con la caccia e via dicendo. Cosa vuoi di più dalla vita? Oh, mi sono fatto davvero un'ottima colazione. Guarda lì, guardi, stanno mangiando letteralmente di tutto, ragazzi. Guardate che non vado a fare la spesa io dopo, eh. Perfetto, ho esaminato la barra del vigore di tutti i nostri compagni e si sono ripresi completamente. Allora, direi che cosa buona e giusta vedere effettivamente di stabilire qua il nostro accampamento. Se io premo B, dovrei fare in modo che questo luogo diventi effettivamente il vostro nuovo nido. Yay, insediamento del clan fondato. Oh, perfetto. Hai fondato un nuovo insediamento per un clan da 2 a 3 membri. Oddio, sono un po' più di 2 o 3, eh? Non so se devo piazzare effettivamente un giaciglio per ognuno dei nostri compagni, perché in caso di pioggia dovranno effettivamente venire qua sotto per potersi riparare dal freddo. E tanto che ci siamo, posso anche vedere di accoppiarmi un attimino. Allora, lasciamo i piccoli bambini, lasciate stare il papà, lo zio e via dicendo per 2 secondi. E curiosamente, anche se mi sdraio, la femmina non la posso chiamare, probabilmente perché i bambini mi hanno invaso il lettone. Mamma mia, i figli che non ti lasciano dormire la domenica mattina. Sono anche stanco morto, volevo bombare un attimino la mia donna. Ah, santo cielo. Meglio che creiamo velocemente un secondo letto. Giurerei di aver sentito una tigre. Ragazzi, riprendete le lance. Mi sa che era proprio qua in parte. Aspetta, prendi la lancia. Ed effettivamente mi sa che avevo ragione. Qua sotto c'è una tigre. Dovrebbe essere quella che abbiamo già attaccato in precedenza. E siccome sono un bambino scemo, vediamo di attaccarla una seconda volta. Quante volte la dovremmo colpire prima che muoia? Eccola là sotto, è in un brutto punto in effetti, eh. L'attacco direttamente da qui. A zonde, no! L'ho mancata tantissimo. Sono volato di sotto. Aiuto. Perfetto, ho fatto il giro e sono tornato alla nostra oasi. Mi sa che la tigre non la vedremo per un bel po' di tempo. Dicevo, allora, secondo me dobbiamo fare un ulteriore giaciglio in modo tale da avere un pochettino di privacy dei bambini. Ok, anche il secondo giaciglio è pronto. Oh, e finalmente possiamo chiamare il partner. Donna, vieni qua che voglio dar spettacolo davanti a tutti gli amici. Ragazzi, guardate come si accoppia un vero Delon Gamer. E 2 minuti dopo l'accoppiamento era finito. Ok, la cosa importante è che abbiamo effettivamente una nuova gravidanza. Ottimo, a questo punto possiamo vedere di far partorire saltando avanti di qualche annetto. Perfetto, così facendo abbiamo messo al mondo anche il quarto piccolo. Allora potremmo arrischiarci e vedere di passare alla generazione successiva. Ah, tanti neuroni effettivamente. Dovranno ovviamente essere riattivati da capo. Allora, nel frattempo spendiamo tutta l'energia neuronale accumulata in modo tale da attivare le rimanenti abilità. Con questo stiamo migliorando decisamente i nostri sensi. Così il raggio dell'analisi ambientale è al massimo. Più di così non si può. E possiamo anche migliorare le nostre abilità costruttive. Dopo il collegamento sarà necessario un oggetto in meno per completare una costruzione. In questo caso, se dobbiamo fare un letto invece di 4 risorse, ce ne basteranno 3. Siamo diventati dei costruttori intelligenti. E con questa abilità che ho appena attivato, le probabilità di usare uno strumento aumenteranno, il che vuol dire che il rischio di fallire sarà considerevolmente inferiore. Allora, fra le abilità che voglio mantenere alla generazione successiva, di sicuro autoaffermazione, in modo tale da poter minacciare tutti i predatori quando siamo in gruppo. Manteniamo le nostre abilità nel gestire gli strumenti. Perfetto. Ancora una volta vediamo di portare oggetti a 2 mani, tipo il biancospino che ci servirà per fare le mura protettive del nostro nido. E per adesso ci dovremo accontentare e passiamo quindi alla prossima generazione. Oh mio Dio, il che vuol dire che salteremo avanti probabilmente di un'altra 15ina d'anni. Ed eccoci qua che sono invecchiato, guardatemi, ma sono ancora giovine nell'animo. Ok, tutti i bambini sono effettivamente cresciuti e si è manifestata anche una nuova mutazione genetica.
Questo nuovo gene ci permetterà quindi di ricordare non un solo oggetto per volta, ma ben due. Non è male effettivamente quando devi memorizzare la posizione di diversi oggetti. Però guardate quante cose dobbiamo riattivare. Ma vabbè, non mi ci vorrà più di tanto, lo farò casomai fuori registrazione. E siamo anche fortunati perché abbiamo due femmine che sono già fertili, quindi appena possibile vedremo di farle accoppiare, così avremo, in men che non si dica, altri 4 cuccioli. Appena possibile dovremo anche esplorare un pochettino la giungla alla ricerca di qualche altro ominide da aggiungere al nostro gruppo. Così facendo la nostra popolazione aumenterà considerevolmente, soprattutto se troviamo qualche altra femmina con cui ci potremo accoppiare. Ora che siamo effettivamente in una zona più centrale, potremo continuare ad esplorare tutte le zone limitrofe. Come potete vedere ci sono ancora tanti rombi con i punti di domanda che ci permetteranno di scoprire nuove zone e tanti segreti. Vedo che peraltro che tutti i nostri colleghi si sono davvero abituati alla nostra nuovissima bellissima oasi. Buono, allora io direi per questo episodio è tutto. Se avete qualche suggerimento fatemelo sapere nei commenti. Ora vado a scoprire se ho ancora una madre o se mi hanno diseredato. Quindi lasciate un bel video nella serie, canditi a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!